Ciao ragazze, ciao ragazzi. Oggi facciamo questo video che è molto molto strano, molto particolare, ed è una tipologia di video che io non avevo mai fatto. Allora, è successo che stavo curiosando su YouTube e ho trovato questo video di una ragazza canadese, se non sbaglio, e lei ha comprato il prodotto più economico del sito di Versace. E quindi ho pensato, siccome mi è piaciuto molto quel video e mi è piaciuta la sua idea, ho pensato di farlo anch'io, perché non credo che in Italia l'abbia fatto qualcuno, almeno non sono sicura, non ho controllato, però non sono sicura. Comunque voi lo saprete sicuramente. E quindi mi sono detta, ok, proviamo anche noi, perché sinceramente non so quale sia il prodotto più economico né su Gucci né su Louis Vuitton, insomma in realtà in nessun brand, e quindi mi sono detto ok, facciamolo. E quindi voglio adesso assieme a voi andare sul computer ad acquistare l'oggetto più economico sul sito Gucci e l'oggetto più economico sul sito di Louis Vuitton. Facciamo due brand in un unico video. Solitamente, lo so, siete abituati a vedere i miei video haul pazzi anche di questi brand, però oggi invece faremo la cosa contraria, praticamente faremo l'opposto, andiamo a comprare i prodotti più economici, qualsiasi cosa sia, cioè qualsiasi cosa sia, non so che cosa andrò a comprare, non so che cosa succederà, andiamo ad esplorare insieme il sito di Gucci, il sito di Louis Vuitton, e andiamo ad ordinare assieme la cosa più economica possibile su questi siti. Aiuto! Ok, sono sul sito Gucci e questa è l'home page. Vediamo un attimino, facciamoci un'idea più o meno, perché solitamente non ordino online e quindi non conosco nemmeno bene sinceramente questo sito. Allora, beh, nuovi arrivi, borse, immagino che tra i prodotti che costano di meno non ci saranno le borse, questi comunque sono i nuovi arrivi. Che carini, ci sono tutti i marsupi che adesso stanno andando tantissimo di moda e non lo so, a me non piacciono tanto, però stanno andando un sacco adesso. E borse, ok, vediamo. Allora, questa costa 2100 euro. Maxi borsa shopping Ophidia in camoscio. Ok, non credo che sia il prodotto che costa di meno. 1490. Oh, quanto costa? Vediamo il marsupio. 890 euro viene il marsupio. Direi che non ci siamo come prezzo. Questo borsa a spalla 980 euro. Ok, collezioni. Ok, beauty lasciamo stare, perché ovviamente posso trovare, non lo so, un tempera matite o un lucide labbra che costa poco, ma quella è appunto Gucci Beauty, non è propriamente Gucci, quindi lascerei stare. Vediamo all'infradito quanto vengono, magari se siamo fortunati troviamo qualcosa che costa poco, anche se non credo che sarà qua il prodotto che costa di meno di tutto il sito. 395, beh, non sono proprio degli infradito, sono tutti in pelle, mi sembra di capire, comunque con inserti in perle. 495, oh, questi con gli Swarovski vengono 890, però... Ah, e questi invece 250 euro. Per adesso il prodotto che costa di meno sono proprio questi: sandalo incrociato in tessuto Gucci Tian, boh, non lo so come si pronuncia, 250 euro. Accessori, portafogli e piccola pelletteria. Io proverei a vedere qua. Filtro, però ho adesso visto che si può filtrare. Prezzo crescente, quindi così vedremo il prodotto che costa meno arrivando a quello che costa di più. Quindi questo è interessante, non sapevo ci fosse questa opzione. Portacarte in tessuto GG Supreme viene 140 euro. Ok, questo potrebbe essere il nostro prodotto, devo dire la verità. Non mi piace tantissimo, spero di trovare qualcosa che costa di meno in modo da non prendere questo. Cappelli, guanti, sciarpe, foulard. Magari una sciarpa in cotone, non lo so, penso che anche una sciarpa in cotone, basta che ci sia scritto su Gucci, costerà 600 euro. Allora, vediamo, sempre prezzo crescente. E ok, c'è cioè questo, ah, è per fare tipo il fiocchetto attorno al collo, e viene 130 euro. Questo costa ancora meno rispetto al portamonete, anche quello rosso, sì, siamo a 130 euro, vediamolo meglio. Nastro in seta, nastro in seta con stampa Gucci. Eh sì, siamo sui 130 euro, è molto bello anche. Io vedo la sezione
decor, e proverei ad andare qua. Ci sono candele per 270 euro che devo dire che sono anche molto belle, cioè per esempio questa è splendida, ok? Cioè questa candela rosa con il tappo, con questa farfalla, tutto in ceramica, suppongo 390 euro. Non credo, abbiamo trovato qualcosa che costava molto meno. Allora, proviamo però a filtrare per prezzo crescente, ok? Che secondo me può aiutare nella nostra ricerca. Allora, ok. Abbiamo trovato... Credo che ci siamo, ragazzi. Bastoncini di bambù di incenso Inventum, che non ho idea di che cosa significhi. 60 euro, ragazzi. 60 euro sul sito di Gucci, sembra un terno all'otto. Bastoncini di bambù, ok. E ci sono praticamente questi bastoncini di bambù. Questo mi fa tornare molto ai tempi tipo dei primi anni delle superiori, in cui tutte avevamo questi bastoncini di incenso che poi facevano puzzare tutta la casa, i capelli, i vestiti, tremendamente, però era di moda, era molto figo. E qui ci sono appunto questi bastoncini di bambù di incenso Inventum con, mi piace il mio tono da sto acquistando da Gucci, e ci sono praticamente, c'è la scatola Gucci e all'interno praticamente questi incensi. Sembrano normalissimi incensi. Allora, i bastoncini di incenso in bambù sono presentati in una brillante tonalità di fucsia. Il profumo Inventum cattura le delicate note dell'antica rosa damascena, non conosco questa parola, di Taif, per un'atmosfera intima e rilassata. Gucci Decor, una collezione di accessori decorativi per gli ambienti. Questa è la mia voce da Gucci. Tipo, sapete quando entrate in uno di questi negozi e il commesso, la commessa... cioè parlate con il commesso, con la commessa, hanno sempre questa voce. Sto scherzando, però capita. Bastoncini profumati di incenso in bambù fucsia Inventum rosa pallida e rosa damascena di Taif. 25 bastoncini per confezione made in Italy, piattino per incenso non incluso. Non pensare che con 60 euro ti becchi anche il piattino per l'incenso. Ti è assolutamente no, e te lo specifichiamo pure. Bambino, proviamo con bambino, però comprare qualcosa della sezione bambino, non lo so, filtra per, e mettiamoci subito il filtro con prezzo crescente, tac, subito, e vediamo che cosa c'è che può costare meno di 60 euro. C'è il papillon in faglia di seta, però ne costa 70, ragazzi, quindi nemmeno nella sezione bambino si trova niente che costa meno degli incensi di bambù di rosa fucsia e molto atmosfera intima. E papillon in faglia di seta, giusto per scrupolo, proviamo ad andare nella sezione uomo a vedere quello che costa meno nella sezione uomo, visto che hanno questo tool molto utile, ovvero bisogna anche qui dividere, volevo filtrare subito per prezzo. Abbigliamento, calzature, borse, gioielli, sciarpe, cinture, occhiali. Credo che tra tutto quello che può costare meno sono le sciarpe. Proviamo a vedere se c'è qualcosa nella sezione uomo. Allora, filtra per aiuto prezzo crescente e vediamo che cosa c'è, se no mi tocca comprare gli incensi di bambù, ragazzi. C'è questo foulard, no, ok, fazzoletto da taschino con ricamo Gucci, 120 euro, quindi assolutamente fuori dal nostro range. Quindi io adesso devo comprare i bastoncini di bambù di incenso Inventum, che immagino avranno questa profumazione che giustificherà i 60 euro, e quindi niente, acquistiamo questi e vedremo come va. Mamma mia, cioè non ci posso credere, 60 euro, ragazzi, ma li acquisto davvero e vedremo che cosa ne esce quando ci arrivano, ok? Non credo, per esperienza, perché ho fatto acquisti sul sito di Louis Vuitton, non tantissimi, di solito acquisto sempre nelle boutique, devo essere sincera, preferisco l'esperienza, però ho fatto acquisti sul sito di Louis Vuitton e non hanno un tool che ti fa scegliere, cioè non hanno la possibilità di selezionare il prezzo crescente, neanche decrescente, credo. Quindi qui prevedo avremo qualche difficoltà. Comunque proviamo ad andare a vedere. Proviamo con, donna. Qui c'è LV Now, che saranno le novità, immagino. Universo Louis Vuitton, ti fa vedere, ti dà tutte le informazioni. Non c'è lo store per acquistare, quindi arriviamo a donna. Allora, il regalo perfetto. Borse da donna, piccola pelletteria,
Proviamo con il regalo perfetto e vediamo. Ah no, non mi dà niente, ok. Icone senza tempo, fashion forward, lusso supremo. Credo che il prodotto che costa di meno non lo troveremo nella sezione lusso supremo. Che cosa ne dite voi? Personalizzazione, complementi d'arredo. Proviamo con complementi d'arredo, magari trovo una candela, qualcosa del genere. Oh, che carini! Che cosa sono? Ma che cos'è questo orsetto? Orsetto lui? Cos'è, un giocattolo? Questa graziosa creazione iconica interpreta i dettagli distintivi della Moisson per rallegrare bambini e adulti. Ok, è un giocattolo. Stava per venirmi un mezzo infarto. Questo giocattolo costa 450 euro. Immagino sia in pelle, eccetera, eccetera. Il logo Louis Vuitton, sarà indistruttibile, lo passi a tuo figlio e tuo figlio lo passa a suo figlio, eccetera, eccetera. Però 450 euro non credo sia il prodotto che costa di meno, ok? Allora, giocattoli da 1200 euro, 450 euro. Questa scatolina molto carina da 470. Poi c'è un'altra da 510, scatola Valentin. Blocco degli appunti 130 euro. E qui potremmo già esserci, ragazzi. Potremmo già esserci. 1500 euro il set da ping pong, ragazzi. 1500 euro. Poi abbiamo un'altra scatola. Blocco degli appunti Clemens 130 euro. Questo è anche molto carino, devo dire. 130 euro. Poi corda per saltare Christopher, costa 370 euro, astuccio per matite Elizabeth, 290 euro, che carino, tutto rosa, mi piace un sacco. Ricarica fogli per blocco appunti, attenzione, 40 euro ragazzi. Pensavo di aver notato un altro zero e di averlo visto a 400, ma mi sbagliavo. Ricarica fogli. Ah, non è un blocco per gli appunti, è una ricarica fogli per blocco degli appunti. Ok, quindi praticamente non è un vero block notes, ci sono solo i fogli, come funziona sta cosa? Scusatemi, ogni tanto mi va via la voce. È progettata per adattarsi perfettamente all'iconica copertina monogram, questa esclusiva ricarica assicura una lunga durata al blocco per gli appunti Louis Vuitton. La qualità eccellente dei sottilissimi fogli di carta rispetta pieno gli standard che da sempre caratterizzano la Moisson. Praticamente tutta questa descrizione ti va a giustificare il fatto che costano 40 euro e sono soltanto dei fogli di carta. Ok, caratteristiche, boh, che caratteristiche possono avere? Ok, la grandezza 18x14, carta, materiale carta, beh, immaginavo iniziali di Louis Vuitton filigranate. Questa è una cosa carina, però devo dire. Qui noi dobbiamo trovare qualcosa che costi meno rispetto alla ricarica fogli per blocco degli appunti. E non credo sarà facile, io penso che questo sarà il prodotto che costa di meno, ma non è detto. Libri e articoli da scrittura. Proviamo a vedere qua. Oh! Ricarica per agenda settimanale funzionale 38 euro. Allora, che cos'è questa? La ricarica per agenda 2018 rende omaggio ai métier della Moisson Louis Vuitton dedicando ogni mese... Mi faccio ridere, cioè, dedicando ogni mese a una meta di viaggio rappresentata mediante bozzetti di abiti realizzati ad acquarello. La versione base è studiata per chi desidera una soluzione essenziale e funzionale. Beh, direi che questa 38 euro penso che sarà un po' abbastanza imbattibile, perché 38 euro per essere Louis Vuitton è veramente veramente poco. Proviamo articoli da scrittura. Articoli da scrittura, matite 130 euro, due matite 130 euro, biglietti d'auguri 50 euro, gomme per matite scatto 5 euro, sì, però è una ricarica per le gomme, non è propriamente un prodotto questo, gomme per matite scatto però 5 euro, notare, però è una ricarica, non si può utilizzare così da solo. Specchietto 290 euro, sottomano per scrivania Gaston 850 euro, ok, lasciamo stare. Ritorniamo, libri, articoli da scrittura, proviamo libri a questo punto. Libri 45 euro, ok, penso che questa sia la sezione giusta se vogliamo trovare qualcosa che costa poco. 35, ok, il libro che costa di meno è questo, 15 euro. Tutte le curiosità sul nuovo edificio della Fondazione Louis Vuitton in un volume tascabile. Questo libricino, offre al lettore la possibilità di scoprire e comprendere gli aspetti chiave della genesi della fondazione, dei processi costruttivi e dell'organizzazione degli spazi. Boh. Quindi penso che il prodotto che
si può utilizzare di per sé, che non è una ricarica e che non è del 2010, è questo. E questo è della FLV tascabile versione in inglese, c'era anche in francese. Beh, ci è andata meglio rispetto da Gucci, perché da Gucci, voglio dire, penso che questo sia un prezzo più onesto, devo dire la verità. Confermare. Bene, e qui ci sono tutti i dettagli del pagamento che adesso vado ad inserire. Abbiamo acquistato i bastoncini in bambù incenso per 60 euro ragazzi da Gucci e poi questo libricino che ci... il libricino della nuova fondazione Louis Vuitton per 15 euro. Quindi questo è quanto, noi ci rivedremo tra qualche giorno a questo punto quando mi arrivano entrambi i pacchetti e li apriremo assieme. Ok, sono passati 5 giorni, il pacco Gucci è arrivato in 2 giorni lavorativi, mentre il pacco Louis Vuitton è arrivato in 4 giorni lavorativi. Quindi io ho soltanto aperto leggermente gli angoli e ho visto di che cosa si trattava, ma non ho idea di come sia impacchettato, di che cosa ci sia in realtà, perché so cosa ho ordinato, però non so come loro lo impacchettano. Allora, questo è il pacco che mi è arrivato, non è molto carino come pacco, però questo è di Gucci. Tra l'altro vi faccio vedere quello che mi è arrivato prima, c'è questo coso di plastica che va ovviamente a proteggere l'interno del pacco, e così si presenta il pacco. Ci sono, allora, beh, devo dire che è molto fancy, però per 60 euro insomma è quello che mi aspetto. Qui c'è Gatto Denver che vi saluta, tra l'altro. Ok, vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Allora, prima cosa è il prodotto in sé, immagino, suppongo, credo, spero, che è questa scatola. Beh, devo dire che anche se si tratta del prodotto meno costoso di tutto il sito, hanno comunque fatto un bel pacchetto. Poi c'è... Ciao Gatto Denver, sei tutto bianco, un po' colazione, chirurgo bianco. Non buttarmi giù la videocamera, fammi il favore. Gatto Denver, Gatto Denver, lui si deve sempre strusciare sulla videocamera. Gatto Denver, e basta. E più lo sposto, più penso che io lo stia solo carezzando. Gatto Denver, smettila, mio Dio. Ok, poi all'interno ci sono due biglietti, due buste, perché due buste? Una grande, una piccolina, vediamo. Ah, ok, in quella grande c'è ovviamente lo scontrino e tutti i dati della fattura. E poi in questo piccolo biglietto, grazie. Ci auguriamo di poterla assistere prossimamente su Gucci.com della serie, visto che hai acquistato la roba più da straccioni che c'era, e magari se ritorni e acquisti qualcosa di più decente ti saremo grati. Poi c'è questa cartolina. Ci sono due tester, due sample di profumi del Guilty Absolute e annusiamoli, perché no. Allora, c'è questo rosa che è il Gucci Guilty Absolute Parfum, la mia pronuncia francese pessima, e molto buono. Vi devo dire che questo profumo è molto molto buono, e non mi piacciono tanto solitamente i profumi di Gucci. Mi piace il Flora, mi era piaciuto moltissimo Flora, ma Dio, questo è buonissimo, non so descriverlo, ve lo dico subito, però molto molto buono questo. Adesso andiamo a provare questo, che credo sia per uomo, non lo so, non riesco a leggere se c'è scritto. Annusiamo. Ovviamente si può usare, cioè si può mettere davvero una volta sola, cioè tac e basta, però. Mio Dio, cos'è, whisky? No, questo è molto speziato e non è dolce. Dio, potrebbe piacere, a qualcuno potrebbe piacere. E a Denver piace, avete sentito, a Denver piace. Però, sì, molto speziato, sta già svanendo il profumo in realtà, quindi non posso più che... Però strano, strano, secondo me uno da donna e l'altro da uomo. Non male questi profumi. E poi all'interno c'è anche la busta di Gucci, praticamente come se andassimo ad acquistarlo in boutique. All'interno c'è, aiuto, anche busta vera e propria, che però devo dire carina, molto carina. Va a sostituire un po' l'esperienza di aver acquistato in boutique. Vediamo però il prodotto in sé, che cos'è. Allora, qui dietro c'è tutta la spiegazione sugli incensi, stick aromatici, modo d'uso, eccetera, eccetera. Andiamo ad aprirla. Non ce la fa. Dai, ok, dall'altra parte.
Solita musichetta. Ok, sono esattamente come erano. Oh mio Dio. Sono esattamente come erano sul sito. C'era proprio il disegno così, se vi ricordate. E questo almeno mi sembra, comunque era proprio così. Ed è effettivamente quello che poi uno si ritrova. Me li aspettavo, non so perché, più lunghi. Forse ero abituata con degli incensi più lunghi. All'interno c'è questo libricino. Non so cosa stia facendo Gatto Dever, ma sta facendo un casino. Ah, sta giocando con il coso della tenda, benissimo. Gli stick aromatici sono realizzati con le migliori materie prime da abili artigiani. Mi ritorna questa voce. La fumigazione di ogni bastoncino dura circa 30 minuti, diffonde aromi raffinati e persistenti, innati da un'accurata selezione di essenze naturali. Ok, questa roba va avanti per 2 ore e mezza, quindi eviterei comunque questo. E poi sostanzialmente ci sono i bastoncini di incenso che seriamente hanno il profumo delle boutique Gucci. Non sto scherzando, se siete mai entrati in una boutique Gucci, questo è esattamente il profumo che hanno. E vi dico la verità che li brucerò. Non so se ho un brucia incensi da qualche parte, non credo forse, però questo è, cioè, è proprio l'odore della boutique Gucci, un po' speziato, non troppo dolce. Sì, è sicuramente lui, sono sicura, sicura, sicura. E devo dire che tutto sommato, diciamoci proprio la verità, 60 euro per dei bastoncini, e quanti sono? No, ok, non riesco a contarli, ce n'è un po'. Mi immaginavo che sarebbero arrivati 4 proprio, no, in realtà ce n'è un po'. Il fatto che mi abbiano dato anche la bag, la borsetta di carta Gucci, come se fossi andata a comprarla in boutique, il fatto che mi abbiano dato anche il 2 campioncini di profumo, il fatto che abbiano insomma impacchettato tutto con cura, con i vari con il ringraziamento di Gucci, è stata una cosa molto carina. Però appunto credo che sinceramente sia davvero troppo 60 euro per degli incensi, troppo. Passiamo a Louis Vuitton, e qui mi è arrivato oggi questo pacchetto. Questo dovrebbe essere il libro di 15 euro. Non esce assolutamente niente. No, qui c'era solo la data. Non esce assolutamente niente. Ho paura di spaccare. Ah no, dovevo aprirlo in un altro modo. Ok, quindi io non riesco mai ad aprire le confezioni come si deve. No, c'era in realtà qui il cosino. Ok, e apriamolo e vediamo come si presenta questo qui. Diciamo che Gucci ha soddisfatto le mie aspettative, quindi penso che anche per lui di Louis Vuitton sarà così. Allora, ok, il pacco si è aperto proprio così e si vede subito la scritta Louis Vuitton. Louis Vuitton, calcoliamo che questo l'abbiamo pagato 15 euro, quindi è davvero poco. E wow, devo dire che è molto bello, dai, mi hanno fatto tutto il pacchetto. E devo dirvi che per 15 euro sinceramente è meritato, dai, è meritato. Già solo per questo pacchetto così molto carino. Qui c'è il fiocchetto Louis Vuitton con la scatola Louis Vuitton e il piccolo bigliettino. Non so che cosa c'è scritto qui, andiamo a vedere. All'interno c'era un altro piccolo bigliettino, un altro piccolo, una piccola bustina. Che cosa c'è scritto? Ah! Ok, questa è una bustina vuota. Perché? Perché quando stavo completando l'acquisto mi hanno chiesto se volevo accompagnarci un biglietto ed era gratis. E quindi io ho detto sì, perché no? E però ovviamente non ci ho scritto niente di... non ho specificato nulla, quindi mi hanno mandato semplicemente un bigliettino vuoto che posso poi, se dovessi fare un regalo a qualcuno, tipo potrei ovviamente compilarlo a mano. È carina questa cosa e non me l'hanno fatto pagare extra. Quindi... per 15 euro devo dire ci piace questa cosa, ed è molto carino perché il biglietto esce da questa card qui, molto carino. E poi sono arrivate altre 2 cosine che stavano sotto al pacchetto, e sono, allora, questa secondo me è la busta con lo scontrino, con la fattura. No, questo è un altro biglietto vuoto. Immagino che sia, forse questo è il biglietto regalo vuoto che dovevo compilare, non lo so, me ne hanno dati 2 a quanto sembra, e c'è soltanto la scritta, il logo Louis Vuitton, e poi se vai ad aprirlo all'interno c'è
un foglio bianco vuoto. Non ho idea, non ho la più pallida idea se questo è il biglietto regalo oppure forse era l'altro, boh, non lo so. O se forse di solito ci scrivono tipo grazie per l'acquisto, gentile cliente, tipo qui, visto che abbiamo speso solo 15 euro, cioè, mi hanno dato il coso bianco vuoto, no, non lo so, vi giuro. Non ho la più pallida idea, però c'è questo. Poi c'è questo, altra busta, molto carino, devo dire, ripeto, ribadisco, molto carino il packaging. Ebbene sì, qui dentro c'è la fattura, scontrino. Ok, sono allibita per il fatto del biglietto vuoto. Ok, comunque, qui c'è il prodotto, così, qui c'è il prodotto vero e proprio, molto carina la scatola, si sa, Louis Vuitton, e questo fiocco è anche molto carino. Andiamo ad aprirlo. Oh là là, per 15 euro, guardate, io lo sto ripetendo, però secondo me davvero per 15 euro hanno fatto un bel lavoro. Mi esce da sola questa musichetta, ragazzi, quando acquisto qualcosa di Louis Vuitton, Gucci, Chanel, mi esce questa musichetta, non ci posso fare niente, divento un jukebox. Ok, e qua si va a, c'è una specie di cassetto con questo pirulicchio blu in stoffa e si va ad aprire. Wow, ed è questo, ok, ta-da! E c'è questo libricino che è quello che noi abbiamo ordinato ed è Fondation, non so pronunciarlo, Louis Vuitton. Qui dietro c'è un adesivo, notare che è già mezzo staccato, non sto scherzando, così, reverse provenante de, cioè proveniente da F01 London Bond Street, cioè non è che hanno riciclato un libricino che avevano a Londra Bond Street e me l'hanno pioppato? Tant'è che questa etichetta, se la tolgo, rimane attaccata solo per metà e sotto c'è un'altra etichetta però già strappata. Che strana questa cosa. Sì, sì, c'è effettivamente tutta la storia dell'architettura, di come, dell'idea, eccetera, 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 di come hanno poi costruito questa fondazione. Effettivamente il libricino è molto carino e la confezione, la scatola veramente per 15 euro è imbattibile, l'hanno confezionato molto bene, hanno fatto il pacchetto con il fiocchetto, insomma, mi è piaciuto molto e devo dire che perlomeno costava meno rispetto agli incensi da 60 euro. Quindi, che dire, questa è stata l'esperienza quasi mistica, la definirei, molto molto singolare. Quindi, ragazzi, fatemi sapere se questo video, mi partite la ballantina, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuto posso farne altri per altri brand, scrivetemi tutto giù nei commenti e niente, io sono ancora veramente stranita e allibita da questo acquisto. Comunque, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, sapete che li leggo sempre tutti. Vi mando un bacio grandissimo, mia family, vi abbraccio fortissimissimo e alla prossima, ciao, anzi no, alla prossima, a domani con un nuovo video, a domani, ciao.